Roma, capitale della bellezza, ma anche di nuove povertà. Ecco la struttura inaugurata nel pomeriggio dalla Caritas della Diocesi del Papa, opera segno alla vigilia del Giubileo per rispondere alle criticità che agitano il quartiere Tiburtino Terzo, quadrante nord-est della città eterna, proprio dove Pasolini ambientò il capolavoro Ragazzi di Vita, qui dove tutt'oggi si allungano le ombre della criminalità e dei mercati di spaccio della droga, la Caritas apre un nuovo centro, protagonista i giovani della struttura intitolata Padre Pino Puglisi, all'interno un sistema integrato di servizi, fra cui un centro giovanile 5D per ospitare 150 giovani, una casa alloggio da 12 posti per vittime di tortura, uno sportello lavoro in cui spicca la cucina attrezzata per la formazione, segni per suscitare riscatto. È rivolto a un territorio di cui spesso apprendiamo di problemi, di criticità, mentre in realtà questo polo vuole essere anche un segno di speranza. Qui saranno accolti e ascoltati coloro che sono vittime di tortura e insieme anche tanti minori. Diciamo due situazioni emergenziali che si presentano ai nostri giorni in questo nostro tempo. Rischiavo di morire durante il viaggio perché ho pagato pure un sacco di soldi, ho pagato 18.000 euro per poter arrivare in Italia. Sono arrivato un po' a casaccio, insomma, sono andato in Turchia, poi in altri paesi, insomma, che ho camminato nella foresta, sono stato 7 giorni in barca ed è stato molto orribile, insomma, cioè, ogni volta che penso ci piango.